Allora, adesso c'è qualcuno che vuole intervenire, anche qualche coautore del testo? No. Intanto io volevo ringraziare anche, che sono presenti anche gli editori PSO e Legge d'Italia, che hanno pubblicato questo testo, sono qui con noi. Se non c'è nessuno, eccolo là. Se non si muove Lanci, qua, sono troppo timidi. Intanto saluto il dottor Gentile, mi scuserete perché saluto per primo lui, perché non ci vediamo da un po' di tempo. Diciamo, non sono coautore, però diciamo abbiamo lavorato col dottor Gentile in maniera pionieristica in Emilia Romagna, esattamente alla costruzione di questo lavoro che ha dato i risultati che sono stati illustrati. A me interessa sottolineare due aspetti condividendo le cose che sono state evidenziate. Il primo aspetto è una sottolineatura e riguarda la metodologia con cui si opera e con cui noi, per esempio, in Regione Emilia Romagna abbiamo operato. E cioè che alle tre strumenti, formazione, banche dati e diffusione di buone pratiche, a cui veniva fatto riferimento poc'anzi, diciamo, quegli strumenti si devono accompagnare, nella nostra esperienza, da una serie di condizioni che supportano a latere questo lavoro. Significa costruzione della consapevolezza dentro gli enti che la questione non riguarda solo l'ufficio tributi, perché alcuni casi, Bologna, quelli che conosco, sono esattamente stati scoperti non grazie all'ufficio tributi, ma grazie al fatto che altri servizi hanno ragionato come l'ufficio tributi. Quindi voleva dire che una cultura dell'ufficio tributi ha coinvolto e si è allargata ad altri uffici comunali. Per altro verso è molto importante sostenere a livello locale i costi e i problemi della riorganizzazione degli uffici comunali in funzione di questo lavoro. Cioè utilizzare le banche dati efficacemente, sì, ci si collega a Seattle, fondamentale, poi dopo bisogna saper usare con i sistemi interni i dati di Seattle. Così come si devono costruire appunto quei momenti in cui all'interno della macchina comunale ci si confronta su come sostenere questo tipo di lavoro. Questo per dire sostanzialmente che uno snodo intermedio tra l'agenzia centrale e i comuni per noi è stato fondamentale, cioè essere riusciti a costruire una cabina di regia tra la direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate e un rappresentante regionale degli enti locali, che a contatto con gli enti locali ha fatto questa azione di supporto, è stato un elemento cruciale sostanzialmente, soprattutto per arrivare ai piccoli comuni, perché adesso Castel San Pietro è un comune che fa quell'incasso da 530.000, che è stato ricordato, c'ha 20.000 abitanti, Formigine ce ne ha 32.000, ma c'è un caso minore di un comune che è quello di Guiglia, in provincia di Modena, che è un comune sotto i 5.000 abitanti, che con un accertamento si è portato a casa 550 euro, per dire che in quel caso lì un comune sotto i 5.000 abitanti... Come? 50.000, scusa, 550.000 l'hanno... E quindi questo è un punto importantissimo, che lì praticamente fa il bilancio comunale in quella situazione lì, perché era una zona, era un'attività industriale sul confine di un comune più importante sostanzialmente. Quindi queste dinamiche, stando a contatto col territorio, si riescono ad accompagnare adeguatamente. Poi c'è da costruire la consapevolezza degli amministratori comunali, nel senso che è abbastanza importante, visto il clima sociale e visto che si porta a casa il 100% adesso sostanzialmente, è importante che gli amministratori, quando presentano i risultati di questo lavoro, lo leghino l'utilizzo delle risorse in maniera vincolata. Castel San Pietro sceglie per esempio di fare il nuovo sistema delle mense per gli asili e decide di abbattere la tariffa degli asili, punto, con i soldi che ha incassato.
sostanzialmente, e ha dichiarato: incasso li metto lì, e l'ha vincolato nel bilancio comunale. Questo ha reso anche tangibile quell'elemento non vessatorio ma di equità e di sostegno al servizio ai cittadini, che è esattamente la regione principale di questo tipo di lavoro. Poi c'è un ultimo aspetto che riguarda il fatto che gli amministratori si rendono conto che fare questo tipo di lavoro ti aiuta a acquisire elementi maggiori sulla effettiva capacità fiscale di un territorio. Perché a proposito di federalismo fiscale, proprio un paio di anni fa venne appunto il dottor Befera, col dottor Antonio Gentile, economista di Bologna, abbiamo fatto un convegno che si intitolava esattamente il territorio fiscale, che indagava esattamente questo tipo di problematica, perché in una situazione come la nostra, avere esatta contezza o tendenziale esatta contezza di qual è la campiezza fiscale del territorio è abbastanza importante per fare ragionamenti non di stima ma di realtà sulla architettura del federalismo fiscale. Ultimo punto invece che voglio trattare, cogliendo l'occasione di essere venuto qua di questa presentazione, dato che l'Agenzia del Territorio oggi fa parte dell'Agenzia delle Entrate, dobbiamo porci il problema di cosa fare, nel senso che questa è una buona pratica nell'ambito della tassazione sui redditi, eccetera. Noi abbiamo il problema che non siamo assolutamente all'altezza delle necessità nella cooperazione con l'Agenzia del Territorio e parte dei comuni. Non solo da parte dei comuni verso l'Agenzia del Territorio e viceversa, da parte dell'Agenzia del Territorio verso i comuni. Questo è un punto importante perché sostanzialmente, dato che esistono normative in parte disattese, esistono ed esiste una serie di ostacoli che impediscono, anche culturali a proposito di cultura, che impediscono di sviluppare in quel campo, in quel settore, la medesima buona cooperazione istituzionale che abbiamo sviluppato invece nel settore delle entrate. Questo è un punto che non ci possiamo più permettere, anche alla luce sostanzialmente dei dati che venivano ricordati dal direttore centrale di accertamento poco prima di me. Quindi io lo volevo porre a Befera, lo pongo al direttore centrale di accertamento, questo è un tema che credo sia urgente affrontare. Grazie.